Pastilluccio Podcast. Sponsore Dubai. Hey boss, I have the spaghetti and meatballs. Ciao. Ciao a tutti cari amici, bentornati a un nuovo episodio della rubrica più bella del mondo. Parliamo di Pastillus Podcast. Che non è una rubrica. È una mega rubrica, sì, gigantesca, che contiene delle sottorubriche. Quali nello specifico in questa settimana? La primissima è il magico ritorno della rassetta stampa. E poi maestro, che cosa in serve per noi? Cos'è questa allegria? Scusami, è un po' di MD che ho ancora in circolo da ieri sera. Per secondo abbiamo... un quiz, sì, che ci rivelerà a quale capo assomiglierà di più Steppo. Non vedo l'ora di iniziare, caro maestro. Sì. E poi... molto riflessivo oggi. Sì. Perfetto. E poi abbiamo ancora un'altra rubrica un po' particolare, un po' sperimentale della nostra redazione, che si intitola Le rose son rosse. Dopo andiamo a vedere meglio di cosa parliamo. E per finire... partiamo con la primissima rubrica. Parliamo dell'ormai rinomata rassetta stampa. Prendiamo un po' di notizie brutte e cerchiamo un attimino di migliorarle con dei piccoli accorgimenti. Sì. Andiamo. È tutto così oggi. Sì. Sì, lo facciamo. Va bene. Prima notizia dalla Repubblica. Vai. Non c'è una menzione speciale? Ah già, grazie mille, è vero, grazie per avermelo ricordato. Ma figurati. Sì, io inizierei con una menzione specialissima. Diciamo la menzione lavaggio di culo a Il Giornale. Vai. Con una notizia spettacolare di ieri, domenica. Menzione per... più che menzione, considerando il tipo di notizia. Andiamo a vedere, ieri Il Giornale intitolava "E Silvio salva 5 agnelli dalle tavole di Pasqua". È proprio una lavata di culo incredibile. Perché a quanto pare, tipo, Silvio è pro animalista in questo momento, okay, per prendersi un po' più di voti. Sì. E Il Giornale gli ha un po' leccato il culo con questa notizia del cazzo. Il Giornale lo conosciamo bene. Esatto. Partiamo con la rassetta stampa. Partiamo con la nostra magica rassetta stampa. La prima notizia direttamente da La Repubblica. Stiamo parlando di... di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa notizia un po' bruttina. Devo dire che adesso andiamo a migliorare. Terrore in pronto soccorso. Un uomo entra con una spada e ferisce 3 persone. No, non è questa che fa ridere, maledizione. Io sa che amo le cose macabre. Anche se entra con una spada ed è strano, sì, però. Cos'è un film di un Tarantino? Era un samurai. Film di Tarantino. No, era tipo Bruce Willis con la katana. Bruce Lee / Willis. Esatto. Miglioriamolo un po', dai. Miglioriamolo. Tepore in pronto soccorso, un uomo entra con una spada, imbotta 3 persone. E non si capisce come facciano con una spada ad andare in botta in 3 persone. Come fanno? Un po' meglio, vedete. Prossima notizia. Prossima. Sangue sulla Domenica delle Palme, decine di morti in 2 chiese in Egitto, il Papa lì fra 20 giorni, basta terrore. Bruttissima notizia. Non rido nemmeno io in questo. Dai, un po' brutta, vediamo di migliorarla, dai. Tregue sulla Domenica delle Canne, decine di storti in 2 frese in Egitto, il Papa lì fra 20 giorni, basta tepore. Non si sa perché la Repubblica si è fissata con questa cosa che è la botta e il tepore. Però niente, così. Il tepore. Tiriamo dritti come un trenino modesto e passiamo al Corriere. Brindisi. Ma io direi di sì, brindisi. Dai. Con non il nostro nuovo sponsor, ma nuove bevande. Un caro vecchio sponsor. Parliamo della Poretti 4 Lupoli. Passiamo a Il Corriere. Imprenditore 65enne investe una bimba sulle strisce e scappa. Una notizia davvero merdosissima. Ma è morta la bimba? Suppongo di sì. Ora non... ho preso solo il titolo in questo caso. Ah, va bene. No, purtroppo, no, no. Non credo sia andata bene. Cerchiamo di modificarla, di renderla migliore. Per i nostri ascoltatori. E questo... vai. Ok. Aspetta. Pensavo questo e altro. Imprenditore 65enne investe su una bimba e guadagna guarda video. È malefica la nostra redazione. Vabbè, no, ma no, è per migliorare la notizia. Meno così male, vedete, dai. Finisce anche bene. Corriere. Vabbè, passiamo alla prossima notizia. Questa è un po' particolare già di suo, così. Già di. Sempre dal Corriere. Vai. Preso il nonno pusher, la coca nelle bolle di sapone del nipotino. Una notizia vera questa. Questa è vera questa notizia. Ma già così. Sì, già così. Però miglioriamola ancora di più. Vediamo, dai. Possiamo farlo. Sì. Perso il nonno pusher, troppa coca, vede bolle di sapone in piazza Sabotino. Io ho così tanto in botta che mi finisce in piazza Sabotino, tra l'altro. Ma pensate. Però abitava in stazione. Ma pensate. Questo è un po' locale di Torino, questa battuta. Vabbè. Prossima notizia. Lodi, donna uccisa in casa, era seminuda con ferite sul corpo.
pessimo, andiamo a migliorare anche questo. Da, come dire? Per uno sceneggiatore di Dylan Dog non è pessima. Questo è vero. Considerando che è una notizia vera. Okay. Ma miglioriamola, dai. Lodi, donna decisa in casa, resto nuda. Boh, lei ha preso sta decisione, resta così, vaffanculo. D'estate soprattutto. Sì, col caldo. Poi è bello stare nudi in casa se sei da solo. Prossima e ultima notizia. Reggio Emilia, ciclista travolto. Ciclista travolto è uccisa da una... No, ciclista femminile travolta è uccisa da un'auto pirata. Da un'auto piragna, pensavo. Questo poteva essere modo per migliorarla. Invece la nostra redazione ha optato per Reggio Emilia, ciclista stravolto fa la perquisa a un'auto trovata. Perquisa. Sì, per così. Ci ha trovato un po' di droga dentro, se l'è presa, chi trova tiene. Grandi, grandi ragazzi. E questa era la rassetta stampa, amici. Anche oggi ci siamo superati. In cosa? Siamo superati. Ok. E quindi cosa facciamo? Per proseguire in questa superazione di noi stessi, cosa facciamo? Prima di tutto beviamo un po'. Sì. Quindi cosa facciamo? Partiamo con il quiz di oggi. A quale capo di stato assomigli? Sono curiosino. Vabbè. Di sapere, curiosino. Che assomigli. Che personcina per bene. È vero, porca Eva. Domanda numero uno. Sì. Siete pronti a casa? Partecipate anche voi. Come? Al 348-322-5484. Adesso chiamano un tizio a caso. Benissimo, partiamo con la prima domanda di oggi. Sei a una festa e ti rendi conto a metà serata di aver perso le chiavi. Ah, pensavo le chiappe, penso. Quello non si sa mai. Se c'è Jack lo squartatore. Cazzo. O il mostro di Firenze. Come reagisci alla scomparsa delle chiavi? Ho delle opzioni. Risposta A. Ho delle opzioni. Risposta A, caro Stefano. Accusi gente a caso di avertele rubate. Si può fare. Se può fa. Sì, Risposta B. Li bombardi. E poi bombardi la porta di casa. Non mi sento tanto americano / estremista. Risposta C, caro Steppo. Decidi che il luogo in cui ti trovi diventa la tua nuova casa e li sbatti tutti fuori. Poi ti arrestano. Ah, cazzo. Quindi c'è una cosa e succede per risposta forza. Risposta D. Ah, c'è una risposta D. No, non c'è. No, non c'è. Risposta E. Non c'è. Risposta F. Non c'è, se ci siamo fermati alla C. Risposta C. Io dico... non lo so. Direi che quella che mi... Nessuna mi concerne particolarmente. Però quella che mi va... infatti non è che assomigli, non è che sei un capo di stato. Ah, ma tu dici mi avvicino di più. Meno male che non sei un capo di stato. Anche allora, prendo diciamo la risposta che ritengo la meno peggio. So che se mi suonerà strano, mi dico che decido che il luogo in cui mi trovo diventa casa, la meno casa, e li sbatto tutto fuori e poi mi arrestano. In pieno stile americani con gli indiani. La risposta è... Vediamo. Tua. La risposta è tua. Sì. È la tua risposta. Ma c'è un profilo finale poi? Forse, vediamo. Ah, cioè, tutto sorpresa. Risposta 2. No, domanda 2. Conosci Pippo Baudo? Sì. Come ti comporti? Risposta ma A. Cosa vuol dire? Risposta A. Lo bombardi. Ma perché? Così lo bombardi. Ma perché? Gli strapazzi le guanciotte dopo averlo avvelenato. Ma no, ma non avveleniamo. Lo affronti a testate, poi li traduci così in inglese scontate. Guarda, qui la risposta per me è scontata e parliamo della C ovviamente. Lo affronto a testate e poi gli traduco così in inglese scontate. Tipo The sun, il sole, come lui a Sanremo. Tipo la testata, come gliela traduci? The headbutt, la testata. Che però questa è già una parola non è così scontata. Meno scontata, sì. Aio. Oh, la traduzione dell'onomatopea del dolore. Ouch. Vabbè. Grande Pippo. Saluto a Pippo Baudo, ovviamente. Segnale. E ai suoi nuovi capelli. Segnale. Risposta. Domanda 3. Non ve le vedo io. Mi confondo tra le question e le answer. L'hai detto. Domande e risposte. Question e answer. Ma perfetto. Che traduciamo. Domanda 3. Hai fame? C'è una bistecca a disposizione. Come la cucini? Sì. A. La mangi cruda. Così. B. La cucini a fuoco lento per 2 minuti. Poi alzi la fiamma per 30 secondi e te la mangi bruciata. Ah. Io sono risposte giuste per sono giustissime. Non sono risposte non troppo strane. Tipo. Beh, no. Risposta C. La bombardi. Non so perché, ma qualora ci fossero dei profili, so già un profilo a quelle risposte. Vabbè, corrispondono. Non si può mai sapere. No, non si può mai sapere. Io dico che la mangio cruda.
La mangi cruda? La mangio cruda e mi becco un sacco di malattie. Ah, la mangi cruda, ma non c'è una continuazione. La mangi cruda e poi i vermi ti intasano lo stomaco. Esatto, come sempre, tra l'altro. Perfetto. Sì. Passiamo all'ultima domanda del nostro quiz. A quale capo di stato assomigli? Ma tu hai preso nota delle mie risposte per sì, il profilo? Sì, me lo ricordo. Ah, okay. Ho tutto qua. Ok, perfetto. Domanda 4. Dormi e sogni. Che sogno fai? Ma che cazzo ne so, ma non lo so. Vediamo la risposta. La maledizione. Prima una bevuta e poi... Sì. Dormi e sogni. Finisci di bere? Dormi e sogni. Che sogno fai? Sì. Risposta A. Di essere il capo del mondo. Beh. E beh, no. Qui perché è una domanda sul capo di stato. Sì, sì, ovvio, ovvio. Però scusami. Risposta B. Sì. Di essere il capo del mondo e dell'universo. Ok. Risposta C. Di essere il capo del mondo. No, di bombardare il mondo e l'universo. Tranne l'America. Tranne l'America. Gli Stati Uniti. Come fai a bombardare tutto il mondo e l'universo tranne l'America? Cioè, prima o poi ti colpisce. Great again, great again. Allora, io dico. Voglio essere ambizioso, ma non troppo. Perché quindi... l'umiltà è comunque. Che c'è come ragione. Quindi io scelgo la A, di essere capo del mondo. Basta. Benissimo. Apposta quindi così. Siamo arrivati alla fine. Adesso leggeremo. Vedremo a quale profilo appartieni. Vai. Facendo un rapido calcolo, tu hai risposto alla prima domanda. Bene, hai risposto A, hai risposto C. La seconda, sì. Hai risposto B e C messi insieme 4. No, non ho 2, risposto. Meno 2 diviso 3 per 8. 63. Perfetto. Ok, in questo caso. Il profilo a cui Steppo corrisponde come capo di stato. Mettiamo in sottofondo l'inno di questa nazione del capo di stato. Non so ancora. È Kim Jong-un. Oh, no, ma non voglio essere Kim Jong-un. Ma Cristo, mi sta sul coglione. Kim Jong-un. Assomigli, assomigli. Ma quindi facciamo mettere dalle... Secondo me per gli occhi a mandorle. Ah, ok, che per i connotati... Kim Jong-un. Adesso mi piace secondo posto. Ah, c'è un secondo... secondo posto. Sì. Gentiloni. Ma cosa? No, Gentiloni. Non è come dittatore. Gentiloni. Il capo di stato, non attenzione. Non ho ancora forza di fare il capo Gentiloni. Reparto. Gentiloni. Gentiloni. Cadono cose. Oddio. Ok. E terzo posto? Terzo posto. Signore e signori, tamburi. Rullo di tamburi. Il Papa. Il Papa. Francesco, okay. Primo. Grandissimo. Grande. Ti sei escluso qualche personaggio, Ma io chi sono? Tue risposte. Cioè, Kim Jong-un. Assomiglio più a Kim Jong-un. Ma non avremmo fatto bene a partire dal terzo salendo? Vediamo che vi è piaciuta questa partita e questo bellissimo quiz. Sì, vi è proprio piaciuto. Vieni di passare oltre, cari passiamo amici. Oltre. Dopo questo scoppiettante quiz. Scoppiettante. Passiamo a una nuova rubrica abbastanza sperimentale della nostra redazione. Stiamo parlando di le rose son rosse. Punto. Sì, beh, chiaramente punto. Vediamo. Mettiamo una base molto dolce, perché quelle che stanno per partire sono una serie di piccole filastrocche. Benissimo. Anche un po' infantili, se vogliamo. Vai con andiamo la base. Andiamo a vedere. Esatto, vai regia. Le rose son rosse, le viole son blu. Guarda che fra 6 giorni muore pure Gesù. Le rose sono rosse, le viole sono blu. Quando la santa anche grida, sembra un po' Belzebù. Sono molto poetiche queste. È vero? Le rose sono rosse, le viole sono blu. Precauzioni per Londra, basta coi sud. Le rose sono rosse, le viole sono blu. Notizia bomba, ma gioia frufru. Notizia bomba. Sì, non lo sapevo nessuno. Non chiamate Trump! Le rose sono rosse, le viole sono blu. Troppa tensione nel mondo, me ne vado in un igloo. E andiamo a chiudere. Le rose sono rosse, le viole sono blu. Il nucleare fa male, vallo a dire a Kim Jong-un. Esattamente. Senza volerlo, ragazzi. No, e ritorna a bomba. Il destino di Kim Jong-un. Il piccolo Kim. Il piccolo Kim Iko. No, che belle guanciotte, che bellissime. È vero. E non solo. E non... Anche proprio c'è la ciccetta sul corpo. No. In tanti la trovano proprio sessualmente attraente. Io. Che... No. Tipo io. Ah, davvero? Sì, hai questa cosa del... Cioè... Hai tipo la perversione per il fupo. Ah, che te ne vai, Kim Jong-un. 66절은 조선 선현단의 명절인 동시에
우리당과 전체 인민의 소중한 명절입니다. E boh. Ma io direi, cari amici, finisce qui dopo queste belle filastrocche. E dopo questa puntata possiamo dire una bella puntata, cazzo. Una bella, buona, brutta e cattiva puntata. Tutto insieme. Cosa manca per rendere questa puntata perfetta? Una poesia che arriva e con la quale ma vi salutiamo. Ma più che poesia, ragazzi, non è proprio una poesia. No? È un aforisma che mi toccherà l'anima. Oh. Un aforisma che va a toccare gli organi più nascosti della vostra anima. Parliamo della cistifede. Quando un cieco smette di vedere, cosa fa? Sviluppa gli altri sensi. Sviluppa gli altri sensi. Alla prossima. Alcuni scorbutici ci insegnano l'arte della morte grazie a sacrifici privi di significati effettivi. Sconsiderati capipopolo fomentano le ineguaglianze sconvolgendo le masse. Mentre i cani bevono, qualcuno si diverte a sparare le teste e nessuno si preoccupa. Con queste dita ho contato 5 cadaveri pieni di vita. A lunedì prossimo. 우리 당과 전체 인민의 소중한 명절입니다.